È stata una serata bellissima. Sono contenta che siano venute tante persone, ci siamo divertiti e sono momenti comunque importanti per fare gruppo. Ciao! Siete stati suddivisi in tre gruppi, uno donne e uno uomini, 9 le donne e 2 gruppi da uomini, sono 8-8. Farete 3 gare e poi alla fine prenderemo i primi 3 classificati di ogni gara e facciamo la finale, che è quella che conta di vincere. Le tute, ogni colore è una taglia diversa e c'è il cartello con riferimento taglia colore. I caschi sono qua alle mie spalle, ci sono dalla XS alla XXL, quindi vanno bene per tutti. Impugnatura del volante alle 10.10, scuola guida alle 9.15, sul kart si va alle 10.10, le ginocchia devono essere strette sul serbatoio. Bandiera gialla in qualifica, in gara indica incidente, si rallenta, si sta più attenti del solito e non si sorpassa se si ha qualcuno davanti per quel pezzetto segnalato dalla bandiera gialla. La bandiera blu indica doppiaggio, questa è solo in gara, vuol dire che avete alle spalle uno che ha un giro di vantaggio su di voi e dovete lasciargli strada, vi spostate a destra o a sinistra, lui passa e vi rimettete dietro. Bandiera nera invece guida scorretta, vuol dire che sbottellate o tamponate, cosa che non si può fare. Una bandiera nera è un avviso, seconda bandiera nera è uno stop and go ai box, corri in partenza e purtroppo la terza bandiera nera è uno stop definitivo ai box perché siete più o meno degli assistenti. Okay. Ma delusissima perché pensavo di aver la vittoria in pugno. Grazie. Grazie a voi. Buon Natale. Bellissima manifestazione. Un bellissimo augurio di buon Natale a tutti quanti. Un po' paura per Bergamo, devo essere sincero. Che tutti e due. No, a me
paura, sono le tre signore che viaggiano in questo. Infortunati, io chiamerei il trofeo di Ivan Giordano che poi è stato penalizzato e punito all'ultimo giro, perché la giustizia prima o poi tutto torna. Non sono mai andato io sul go-kart. Lui ha proposto il go-kart, è 6 mesi che si allena, adesso lo posso dire davanti a tutti. Per un caso fortuito hai avuto il terzo premio, vai in Sardegna. Sì, lo amo. È stata una serata bellissima ed è stato un piacere ed un onore avere qua mio fratello Maurizio che sta realizzando e costruendo la nuova sede ICAP, oltre a tutti i mediatori ICAP e i gestori delle sedi che hanno gareggiato. Vi aspettiamo tutti nella nuova sede da febbraio di quest'anno, 2017, e vedrete che sarete sicuramente soddisfatti come sempre. Buon Natale a tutti!